Passo alla scheda sonora, la presento subito. Sì. Abbiamo localizzato una contattata francese. È una scrittrice, si chiama Anne Givaudan e ha realizzato un libro, ha stampato un libro che si intitola L'Alleanza. Allora, il titolo di questa scheda sonora è Gli extraterrestri e noi, quindi intervista alla scrittrice francese Anne Givaudan, autrice di questo libro che è uscito anche in Italia, fra l'altro, ripeto di nuovo il titolo del libro, L'Alleanza. Ora, l'autrice rivela per la prima volta di essere una contattata e parla di diverse razze di extraterrestri con le quali lei si sarebbe incontrata. Dice ufficialmente che esistono sia gli ET negativi che quelli positivi, parla anche marginalmente di abduction e tocca anche altri argomenti molto interessanti. Una contattata, la possiamo dire, a 360 gradi perché tocca veramente molti argomenti e fa dei discorsi interessanti. È una scheda forse un pochino lunga, dura quasi mezz'ora, però credetemi, quello che dice ci vale la pena da ascoltare con molta attenzione. Quindi ok, gli extraterrestri e noi con la scrittrice francese e contattata Anne Givaudan. E ti casa telefono. Anne Givaudan, buongiorno. Oggi parleremo del tuo libro Alleanza, un libro che è stato pubblicato in Spagna con qualche anno di ritardo rispetto all'Italia, alla Francia e al Canada. Il suo contenuto è ancora valido oggi? Pensi che sia valido per tutti gli abitanti del pianeta? È effettivamente una questione importantissima per me, perché vorrei effettivamente rivolgermi non solo ai miei lettori e alle persone che conoscono già i miei libri, ma ai vari popoli del pianeta Terra, perché l'argomento degli extraterrestri di cui parlo in Alleanza, l'argomento degli esseri dello spazio è estremamente importante oggi nella nostra epoca e soprattutto in questo periodo. È parecchio tempo che ho contatti con gli esseri delle stelle, ma per molti anni non ho potuto parlarne apertamente per la semplice ragione che, perlomeno per quello che mi riguardava, mi era stato chiesto di non farlo perché non era ancora il momento giusto. Da quando è uscito Alleanza, cioè da quando questi stessi esseri mi hanno chiesto di scrivere su questo argomento, ho effettivamente divulgato alcuni dei contatti che avevo avuto con gli esseri dello spazio, tra cui quelli del pianeta Venere. Per me è essenziale sapere che il nostro non è il solo pianeta abitato di questo sistema solare e naturalmente anche al di fuori del sistema solare. Questo è un punto importantissimo e il fatto che il libro sia uscito qualche anno fa in Francia, dal momento che io sono francese, e poi in altri paesi dopo, non ha molta importanza perché il momento giusto è adesso, il momento di divulgare ovunque che effettivamente tutti i mondi sono abitati e che e, francamente non siamo affatto l'unico mondo abitato. Perché l'ha intitolato Alleanza? Alleanza è il nome dell'alleanza dei planeti, i pianeti del nostro sistema solare, che sono in comunicazione tra loro, che si conoscono tra loro, che fanno dunque parte di questa alleanza di pianeti e che cercano di soccorrere il pianeta Terra. Purtroppo il nostro è l'unico pianeta del sistema solare che non è in armonia con gli altri. È un po' come se fosse una nota stonata, la stecca del sistema solare. Il pianeta Terra ha avuto molte possibilità nei secoli, nei millenni, per ritornare a far parte dei pianeti dell'Alleanza all'epoca della Lemuria, dell'Atlantide, ma anche oggi. Siamo dunque in un momento particolarmente importante perché di nuovo viene richiesto di fare il passo al pianeta e ai suoi abitanti per elevare il tasso vibratorio e passare ad un livello dove potranno reintegrare l'alleanza planetaria. Il pianeta Terra è estremamente importante, tutti gli esseri della galassia lo considerano come un pianeta a scuola, ma il problema è che adesso gli esseri umani, gli esseri della Terra, ancora si stanno a chiedere: ma gli extraterrestri esistono? Ci sono altre vite su altri pianeti? Ma è strano perché con le nostre apparecchiature non riusciamo a vederli. Dunque, tutte queste storie fanno sì che ancora ci si stia a chiedere se ci sono esseri che vivono su altri pianeti. Vorrei dire questo oggi: ci sono esseri che vivono su tutti i pianeti del sistema solare, di tutti i sistemi solari. Ogni pianeta è abitato e ci sono razze aliene, extraterrestri nello spazio, così numerose quanto numerosi sono i pianeti, ce n'è una per pianeta, e queste razze hanno un'influenza sul pianeta Terra. I pianeti
pianeti comunicano tutti tra loro e la Terra è praticamente una dei pochi che ancora non hanno una comunicazione ufficiale, sottolineo ufficiale, perché in realtà tutti i governi, i capi religiosi sanno che gli esseri dello spazio esistono, sanno bene che ci sono esseri che possono darci dei consigli, che possono aiutarci e anche fare il contrario, cioè darci dei consigli che creeranno delle guerre, ma sanno della loro esistenza. E volerla minimizzare, nascondere e lasciar credere ai popoli della Terra che questi extraterrestri non esistono, per me è una manipolazione enorme che non dovrebbe esistere in questa nostra epoca, se non vogliamo essere davvero i più arretrati. Hai detto che ci sono parecchie razze extraterrestri. Sono in contatto con noi umani? Da molto tempo tutte le razze extraterrestri hanno contatto con gli umani, ma naturalmente i contatti non sono sempre uguali, perché ci sono esseri dello spazio che vogliono aiutare il nostro pianeta, altri che sono lì come curiosi osservatori, come scienziati che osservano quello che accade, che analizzano i nostri sentimenti, le emozioni, il modo in cui viviamo, e altri esseri ancora che vorrebbero invece servirsi del nostro pianeta come di una loro conquista, un po' quello che abbiamo fatto noi in certi paesi, o ancora facciamo naturalmente in alcuni paesi. Mi stupisco sempre oggi quando sento la gente che pensa che ci siano degli extraterrestri e dice: e se sono invasori? Mi stupisce, perché il popolo della Terra, i popoli della Terra chiedono rispetto, attenzioni, visitatori pacifici, quando a loro volta non hanno fatto altro che invadersi reciprocamente senza nessun rispetto. Se vi dicessi che per gli extraterrestri, per gli esseri dello spazio, i popoli della Terra sono praticamente dei primitivi, certamente non credereste a quello che dico, ma è proprio così che vedono gli esseri della Terra. Ci vedono mangiare i piccoli di altri regni, per esempio, nutrirci del sangue, batterci per dei territori, pronti a massacrare popoli interi e poi anche fare dei monumenti a celebrazione di questo. Quando vedono che gli eroi sono spesso eroi di guerra, e beh, è chiaro che poi passiamo per esseri violenti, per non dire degenerati, perché comunque abbiamo una possibilità di evoluzione. Ma immaginatevi per un attimo se fossimo noi ad osservare un'intera popolazione che è in guerra, che veste con abiti altrui, che prende le cose altrui, e questa popolazione chiede un rispetto che non è capace di dare. Per questo mi sembra tanto strano pensare che gli extraterrestri debbano essere tutti buoni oppure tutti cattivi che ci invaderanno, senza voler pensare che come gli umani ci sono alcuni di loro che hanno voglia di un territorio perché hanno perso il loro, magari perché hanno distrutto loro stessi il loro pianeta, e altri invece che sono presenti come il pianeta Venere per aiutare la Terra ad evolversi, aiutare i terrestri nella loro evoluzione. Gli esseri di Venere descritti nel libro Alleanza sono essenzialmente pacifici, che hanno un unico intento, e cioè che la Terra possa riconquistare il posto che le spetta. Perché? Perché hanno preso a protezione la Terra, e da 18 milioni di anni a questa parte ci sono ambasciatori di questo pianeta che costituiscono il governo di luce, il governo di Shamballa, un governo occulto di cui ho già parlato in altri libri, e che sono presenti sul nostro pianeta per aiutare il pianeta ad evolversi. E attualmente stanno spostando la loro ambasciata dalle parti del Sud America, o perlomeno ne stanno aprendo un'altra, diciamo così, rendendo a poco la Terra e i terrestri, allo scopo che questo pianeta possa evolversi con le sue capacità. Ed è questa la nostra scommessa, la scommessa della Terra con i suoi alleati dello spazio, ma i terrestri non si rendono conto neanche di avere alleati nello spazio e di averne tanti negli altri pianeti. Dunque ci sono dei contatti con gli esseri umani? Certamente ci sono dei contatti, è da un pezzo, ma questi contatti si sono intensificati da alcuni anni a questa parte, diciamo dagli anni 50. I capi che sono al di là degli stessi presidenti dei nostri governi, cioè coloro che fanno parte del governo mondiale, lavorano mano nella mano con alcuni esseri dello spazio, e non sto dicendo che sono quelli che vogliono aiutarci, ma piuttosto quelli che lavorano per loro stessi. Ci sono però anche altri contatti pacifici, positivi, e che avvengono fisicamente. Pensiamo sempre che i contatti debbano essere attraverso il channeling, ma non sempre c'è la canalizzazione. Naturalmente ce ne sono stati per canalizzazione, alcuni eccellenti, alcuni meno, ma ci sono
sono anche contatti del tutto fisici e mi piacerebbe che i contattati si manifestassero di più, perché è un periodo in cui c'è bisogno del loro sostegno, bisogna che smettano di avere paura del giudizio altrui e di quello che può accadere in base ai contatti che hanno avuto. E poi ci sono esseri che sono stati rapiti, che hanno ricevuto degli insegnamenti, che sono stati invece rapiti per